non abbiamo altre strade che quelle dell'amore. Questa frase magica, profonda, coinvolgente, campeggia da alcuni giorni sulla facciata della Misericordia di Firenze, sotto la maestà della cupola del Brunelleschi e del campanile di Giotto, tra il battistero e la trecentesca loggia del Bigallo. La frase, che bene interpreta lo spirito e la storia della Misericordia di Firenze, è scaturita da una profonda riflessione di Carmelina Rotundo, poetessa e direttrice di numerose riviste d'arte. Una frase che viene da un percorso particolare, un percorso che accomuna tutti noi esseri umani, perché tutti noi lo percorriamo. È un percorso che viene dalla sofferenza, la perdita dei genitori, dall'umiliazione e poi dal tunnel nero in cui ti ritrovi. Guardi il cielo e dal cielo hai le risposte. Cosa posso fare? Posso solo aiutare gli altri, presentarmi, dire io ho due braccia, due gambe. Cosa posso fare per te che magari non ce l'hai e sei in altre condizioni? È stato questo il percorso di questa frase. Anzi, vi inviterei a entrare e a firmare il libro delle firme, che sarà sempre disponibile 24 ore su 24, qualsiasi giorno dell'anno, perché la Misericordia, accogliendo tutti e dando aiuto, è aperta 365 giorni all'anno, giorno e notte. È una frase che condivideranno tutte le persone che passeranno qui in questa piazza meravigliosa, che ha visto operare tre grandi geni dell'umanità: Brunelleschi, Ghiberti e Giotto. Buon Natale, Firenze! In occasione dell'esposizione dello Stendardo, la sede della Misericordia si è riempita di amici, responsabili di associazioni culturali, artisti, studenti, persone venute da lontano che hanno voluto essere presenti ad un piccolo grande evento organizzato per la prima volta nella centenaria storia della Misericordia. A parte il messaggio natalizio che vogliamo dare a Firenze e a tutti i fiorentini, questo è anche una frase, è un nuovo percorso. Perché in un mondo così pieno di confusione, di ipocrisia e di cose non belle, ecco, noi siamo della Misericordia, crediamo che la via dell'amore è l'unica strada che ci può portare lontano e su strade sicure e in porti sicuri. Sette secoli e mezzo di vita, da quel 1244, anno di fondazione della confraternita, attraverso le alterne vicende della storia, superando pestilenze, carestie, inondazioni, disgrazie collettive, ma anche sette secoli di soccorso al singolo e alla famiglia, nell'impegno all'imitazione di Cristo verso ogni sofferenza, cioè la Misericordia. Anche altre associazioni hanno voluto portare nell'occasione la loro testimonianza e la loro disponibilità per comuni iniziative volte al bene collettivo. Porto il saluto di associazioni impegnate nel volontariato che si sono riconosciute in questa manifestazione e quindi danno il loro entusiastico saluto e la loro entusiastica disponibilità per altre manifestazioni nel proseguio dell'anno, per condividere sempre quelle risorse umane a disposizione e metterle quindi a disposizione di chi ne ha più bisogno. A chiusura degli eventi del 2010, mercoledì 15 dicembre, presso la Chiesa di Ognissanti, al termine della messa, il provveditore della Misericordia, Andrea Ceccherini, ha premiato alcuni confratelli che da 30 e perfino da 50 anni prestano la loro opera alla confraternita. Alla serata ha preso parte con un magistrale intervento la professoressa Giovanna Carocci, presidente dell'associazione Fioretta Mazzei, oltre a numerose personalità del mondo politico, associativo e religioso.
La scelta della Chiesa di Ogni Santi ha permesso ai presenti di ammirare il crocifisso di Giotto, da poco riportato all'antico splendore da un sapiente restauro e ora splendente di oro e di colori, rientrato nella sua storica sede. Ricordiamo che il 2012 ricorrerà il 500° anniversario della morte del navigatore fiorentino Amerigo Vespucci, uno dei più grandi marinai della storia, colui che ha dato il nome all'America. La Chiesa di Ogni Santi ne custodisce la tomba ed una sua immagine giovanile in un famoso dipinto di Domenico Ghirlandaio nella navata destra della chiesa. Questo freddo fine anno 2010, nel centro storico e spirituale di Firenze, brilla dunque una frase d'amore, insieme all'albero di Natale addobbato con gigli rossi di fronte alla cattedrale, a completare l'arredo della piazza, quest'anno ammantata di candida neve.